Chi sono le ciama? Le ciama sono dei pesci che molto spesso vengono a memoria per animali di grossa taglia, vedenti, venduti. In realtà sono un gruppo di pesci molto ampio che comprende due famiglie, che sono le cianide e le equacianide, tra l'altro le equacianide scoperte recentemente. E sono un gruppo molto variegato, che comprende animali di piccola, media e grossa taglia. Le ciana sono un endemismo dell'Asia, mentre Farachana, che fa parte sempre della famiglia Ciani del Nord Africa, mentre Lingua Cianna, che è una famiglia a parte, composta con un'unica specie, è un animale particolare subtroglottido. Qui potete vederla questa lunga. E iniziamo con Farachana e Lingua Cianna. Dunque, le Farachana sono un genere molto particolare all'interno di questa famiglia che possiede delle caratteristiche arcaiche. Essi vivono solo in Africa, si compongono di tre specie, ovvero Oscura, Africana e Insignis. La cosa particolare a livello comportamentale di questi animali è quello che si potrebbe identificare nei rettili, soprattutto negli agami, come head bobbing, ovvero un maschio recettivo. Con i musici di fronte a una femmina matura andrà a scuotere la testa dall'alto verso il basso per far comprendere le proprie intenzioni di iniziare la riproduzione. Sono tutti animali di media e grossa taglia. Infatti partiamo da Farachana africana che raggiunge i 25-35 cm, ed arriviamo in Insignis e Oscura che passano tranquillamente i 40 cm. E in Farachana invece, come vi dicevo, è un genere molto particolare, appunto comprende un'unica specie, Gollum, che ha attrazione a Tolkien, è bellissimo, e si tratta di un pesce subtroglottido, come vi dicevo prima, poiché non ha delle caratteristiche specializzate completamente per vivere nell'ambiente sotterraneo, quindi possiede ancora degli occhi funzionanti e la depigmentazione non è completa, è parziale. È un animale che non si sposta anche al di fuori degli ambienti delle falde dove vive in grado. E per ora purtroppo non sappiamo molto di questi animali, che sono nelle vasche degli orti. Qui invece troviamo il genere Ciana, che è il genere che trattiamo maggiormente in biologistica, comprende più di 60 specie e generalmente noi biologisti le dividiamo in tre categorie, ovvero Dorf Ciana, Ciana di piccola taglia, che raggiungono circa 10-25 cm di lunghezza, oltre le 25 abbiamo le medium size e le giant size ovviamente vanno oltre le 50 cm. Quelle sono specie da 14, le sconsigliamo ovviamente a tutti. Ecco delle ciana qua. Partendo dalla mia destra abbiamo una ciana Glary, in basso a sinistra una ciana SPR Green, cosiddetta burmese Dream, e in alto una ciana. E però appunto, come dicevo, sono le ciana di piccola taglia, che raggiungono in genere alle lunghezze di 10-25 cm, 25 massimo. Sono alcune tra le specie più docili e quindi più ideali per essere allevate in una vasca domestica. Io consiglierei sempre di partire almeno da una vasca con una misura di base di 140, per le specie ovviamente più mobili. Se ovviamente prendiamo in considerazione una ciana Delfin che ha un temperamento molto aggressivo e territoriale, sarebbe meglio ovviamente prendere in considerazione una vasca di base più lunghetaglia. Allora, qualche nota sull'allevamento, come già anticipavo prima, se stiamo parlando di considerazione ciana di piccola taglia, partirei con una vasca appunto di 140 di base, con un buon arredamento, quindi tante radici, legni, ciottoli, se possibile preferibilmente di forma simmetrica, in maniera tale che quando i pesci entrano in disperio, in rabbia o in atteggiamento aggressivo, fuggendo dall'esemplare dominante, non si feriranno con gli ornamenti. E una densa vegetazione. Ovviamente si può anche ricreare una parte emersa, e se si lascia metà della vasca riempita, in maniera tale che potremo osservare anche i nostri pesci saltare fuori dall'acqua per catturare il.
Ecco, questi sono degli esempi di vasca che abbiamo adottato tra diverse specie. Ovviamente per la maggior parte, più che andare a fare una vasca tra tantissime virgolette di orto, sarebbe meglio una vasca tecnica per queste specie, ovvero senza andare a contare piante in particolare che arrivano dall'areale specifico, ma bensì magari piante a crescita rapida o comunque di semplice gestione, in maniera tale da avere una vasca densamente ricca di quelle televisive per sentirsi come i pesci. Dunque, per quanto riguarda la tecnica del bruma, che è molto importante, è un discorso che continuamente non viene preso in considerazione, e potremmo partire parlando un po' da bruma, che appunto è un periodo nel quale molti animali, ovviamente non solo i pesci, moltissimi invertebrati e vertebrati vanno in bruma in questo periodo, nel quale le funzioni metaboliche quasi vanno a rallentare, rasentare lo zero, gli animali fanno una sorta di pausa che poi terminerà con la stagione primaverile, dove l'abbondanza di cibo, l'innalzamento della temperatura risveglieranno i nostri pesci. Ecco, in questo caso ovviamente bisogna prendere in considerazione la reale origine dei pesci che si intende allevare. Grosso modo, molte delle specie più comuni, quindi c'è una blea, entrano e l'accio, quando incontro alla bruma stagionale. Quindi sarebbe l'ideale se si riesce a lasciare la vasca in un locale che non sia proprio caldo all'inverno. Basta anche un 17-18 gradi di casa, farli subire un cambio stagionale, sarebbe ottimale. Invece perché certe specie, come per esempio c'è un STR Green, Fire and Ice, che vogliono un clima più rigido, se si ha a disposizione una caverna, una cantina, ovviamente passa. Come tecnica generalmente ci si può sbizzarrire, nel senso che essendo degli animali che conseguono la possibilità di respirare l'ossigeno, non serve una fortissima ossigenazione in vasca, a meno che ovviamente non siano delle specie che arrivino da areali in cui ci sia una forte ossigenazione, una forte corrente di fiume corrente. Io generalmente Allora, come potete vedere, in basso a sinistra abbiamo quello che è un
una situazione che si verifica molto spesso, purtroppo, in basket, dove non ci si accorge per tempo della disparità di taglia delle genitali. In questo caso, un ciannapiedi di 2-3 tagli più grandi del suo fratello in vasca ha ingurgitato quasi per intero l'altro esemplare, soffocando il punto di farlo. Ovviamente, quando vediamo delle disparità di taglia evidenti, sarebbe ideale togliere gli esemplari e avere sempre delle vasche a disposizione per separarli, ovviamente, se laddove ci dovessero essere feriti o animali che puntano a fargli molto di volte rispetto ai dominanti. Nel video in alto, anche se un po' scuro, potete vedere il maschio di Channa e la femmina che sta incubando con la femmina a difesa del nido. E generalmente, pur se abbiamo 5-4 rami che sorvegliatori di nidi galleggianti, lo schema per quanto riguarda le Channa è sempre lo stesso, ovvero abbiamo il maschio che generalmente rimane inerme, comunque la difesa della prole, e la femmina che svolge il ruolo di sentinella. Ovvero si metterà per mostrare la vasca alla ricerca di potenziali pericoli per il partner e scacciando ovviamente gli altri esemplari. Io raccomando sempre, una volta che si è visti gli avalotti sputati dopo l'incubazione orale o nati appunto dalle uova galleggianti, di separare gli altri esemplari, anche perché a seconda della specie possono esserci conseguenze diverse. E qui andiamo a vedere una nuova specie di channa, cioè nuova per l'associazione IP, che abbiamo iniziato ad allevare da un paio d'annetti, molto particolare. Allora, innanzitutto si tratta della più piccola specie di channa appena scoperta, è un animale che raggiunge massimo i 10 cm di lunghezza, quindi veramente molto piccola. Ovvio che se paragoniamo ad altri pesci tropicali, più comuni, come potrebbe essere l'epistogramma, non sono così piccole, però sono sicuramente un buon compromesso tra il non fare una vasca troppo grossa e comunque avere un animale interessante. Channa orientalis è un animale endemico dello Sri Lanka, si può ritrovare nella Ottawa Forest, che è divisa in due settori, nel settore A e nel settore B. A seconda ovviamente del settore abbiamo una mortalità diversa dell'animale. In genere abbiamo flat head, ovvero la testa piatta, e il black fin, che sono le orientali, che posseggono una grande banda nera sulla pinna dorsale. Non presentano pinne pelviche e, come dicevo, è un incubatore orale paterno. È una specie tropicale, quindi va tenuta in inverno ad almeno 18-20 gradi. Molto tranquilla e pacifica, nonostante siano andate in riproduzione diverse volte in vasca, due coppie, non si sono mai aggrediti fino a conseguenze nefaste. Tutto il più c'era qualche lieve inseguimento, qualche piccola sfrangiatura generalmente tra caudale e dalla dorsale, ma nulla di più. È una specie che per adesso appunto ho solo io, abbiamo iniziato da poco lì a libro, c'è qualche esemplare che è già stato ceduto, però la consiglierei, ecco, è un'ottima entry point. Che dimensione sta operando la vasca? Un 100x40. Un 100x40 per una coppia è perfetto. E hai due coppie che si riproducono in 100x40? Sì, 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 esatto. Ci sono due coppie nella stessa vasca che si riproducono senza particolari problemi. Ovviamente l'ideale sarebbe sempre partire almeno da un gruppettino di giovanili, si parla di almeno 6-8 esemplari, dai quali poi, una volta formata la coppia, si andranno a separare gli altri, come la situazione dove chiede per tenere solo la coppia. Quindi nel video in basso potete vedere la coppia di Channa orientalis con gli avanotti in un nido improvvisato di una corteccia di sughero che stanno mangiando il cibo secco. Come potete vedere, gli avanotti di questa specie hanno un caratteristico colore giallastro che comunque risulta molto spento rispetto alla specie che vedremo dopo. Invece facciamo uno step successivo e parliamo delle channa di medie taglie.
Questo è un animale proveniente dal Myanmar, con locali precisa a Guangxi Village. Si tratta di un animale che raggiunge anche i 30-35 cm di lunghezza. Quindi va da sé che una vasca per un gruppo di giovanili dovrebbe essere di almeno un 120x50 spire, non di meno. L'aggressività in questa specie è ben elevata e si vede sin dalla tenera età, quindi bisogna affrontare una vasca ricca di animali nascondigli. Ovviamente, come dicevo prima, se si vedono degli atteggiamenti aggressivi o degli esemplari sottomessi, sarebbe meglio togliere dalla vasca, indalluzzirli, quindi fargli riprendere un po' di massa e poi rimetterli in vasca. Questa specie non è un incubatore orale, bensì è terminata la coccola dopo la braccia iniziale. E raccoglie le uova della femmina e le rilascia dalle branchie fino a formare un grosso cordone di uova in superficie. Le uova si incubano in circa 48-72 ore a seconda della temperatura e nascono degli avanotti molto piccoli, grandi circa 5-6 mm. Dopo circa una settimana sono già grandi un centimetro e iniziano a praticare il nuoto libero con i genitori. Ovviamente comunque volesse iniziare comunque interessarsi a questa specie, perché a breve molti import dalla Birmania, quindi Myanmar, non saranno più possibili a causa di guerre civili, e quindi se si vuole portare avanti questi animali, ecco che magari di iniziare ad interessarsi. Come potete vedere in video, questa è la coppia di Cernobantitinis, che nonostante la quasi forzata convivenza, anche perché poi noi parliamo di coppie, ma in realtà questi animali sono stagionali, in natura non hanno lo stesso partner tutti gli anni, e finita la bruma poi si accoppiano quel partner che provano. Ovviamente in una grossa vasca, e facendo di fare una buona bruma, ci sono molte possibilità di portare la stessa coppia di produzione per gli anni successivi. Ovviamente bisogna avere delle temperature tali da arrivare a accusare completamente i pesci. Per esempio, le Cernobantitinis d'inverno se lo fanno a 12-13 gradi dentro una stanza pesci che è parecchio breve. E concludiamo con Charles Pierre Finn, un'altra cianna che proviene dal Myanmar. Si tratta sempre di una guatra, quindi un animale che raggiunge 15-17 cm, quindi ben più grande di Cianna Orientalis. E qui andiamo proprio a vedere una guatra che si contrappone totalmente all'Orientalis, in quanto è un animale particolarmente aggressivo e terrificante. Come potete notare in foto, questa è la mia coppia. Entrambi i riproduttori hanno degli evidenti segni di morsi o sfrangiature delle pinne, perché per l'appunto sono degli animali molto territoriali, individualisti, che io metto insieme solo per il periodo di riproduzione, ma basta un'ora, un paio d'orette tenuti insieme nel periodo sbagliato per ridurre lì a pandemia entrambi. Quindi per questi animali ovviamente si dovrebbe sempre partire da un gruppo di giovanili per arrivare alla formazione della coppia. Poi una volta riprodotti sarebbe meglio separare gli esemplari e riprodurli solo a 22-23 gradi una volta che la primavera è già inoltrata. Anche perché abbiamo provato, diciamo, insieme a temperature inferiori per capire se effettivamente questi animali potessero convivere senza particolari difficoltà. Ma in realtà
Milan, come potete vedere hanno finito la battaglia in un cambio di produttori. E in questa specie possiamo osservare tranquillamente il dimorfismo sessuale, perché il maschio ha una forma più snella rispetto alla femmina. Durante la riproduzione assume una vera caratteristica nero carbone, e appunto il nome che identifica la specie è una bordatura rossa molto vicina sulla dorsale, anche sulla caudale. La femmina invece in Italia è leggermente maggiore, soprattutto più larga, più robusta, e ha una linea gialla aranciata spenta, una leggera bordatura d'arancio sulla caudale. Perfetto, vi ringrazio, grazie mille per aver qualità in quantità, cioè sarebbe anche